Allora, io devo fare un disclaimer prima di tutto, perché questa è la prima intervista organizzata dal capo supremo della comunicazione di Aprilia, Antonio Boselli, che però abbiamo subito degradato ad operatore. Esatto. Comunque, qualsiasi cosa succeda che non vi piace, è colpa sua. La seconda cosa, io non mi aspettavo che Luca Salvadori, il più veloce youtuber che c'è su internet, fosse così cambiato dall'ultima volta che l'ho visto. Perché tu sbagli sempre a scrivere il nome, poi ti cazziano Ah, anche. Vedi, questo è Lorenzo Savadori, Sì. no? Cioè, è il più. Vabbè, andiamo avanti così. Lorenzo, Lorenzo. hai la moto di Batman, che lui ha detto che invece che Sì, no, la assomigliava Cadillac. alla Abbiamo detto Cadillac. la moto di Batman, poi Maverick si veste da Batman, tu ci sei Robin praticamente. E io le sto provando un po' tutte, dai, abbiamo tanto lavoro qua, comunque più bella la moto di Batman. Moto di Batman la moto è di bella. Batman è bella. Ma cosa sì. si prova a girare con quel codone? Cioè, qual è la sensazione? Perché adesso è tutta aerodinamica, no? Quando qualcuno ci dice avremo delle novità, spuntano poi dei buchi sulla carena, delle alette, di tutto. Ma guarda, allora, noi qua stiamo facendo un test prettamente come shakedown. Io sto girando con 10 moto diverse, non sono le mie, sono quelle che utilizzeranno Aleix Maverick, Miguel e Raul, con le loro ergonomie, quindi moto proprio Quindi loro. la moto di Maverick stai così tu. Sto un pochino più Più raccolto, però diciamo piccolo. che sono moto, questo qui per noi è proprio provare tutte le moto e metterle nelle migliori condizioni possibili per poi quando inizieranno a fare i test gli ufficiali nei prossimi giorni test IRTA che le moto siano pronte. E c'è anche da dire che questo è il nostro primo test proprio con configurazione Certo. completamente 2024. Certo che con 10 moto è un casino trovare le chiavi di tutte. Fortunatamente non ci sono le chiavi perché sarebbe molto complesso. Meno male, tanto è per quello, Sarebbe c'erano molto fino al complesso. 2023 c'erano. Però sì, il lavoro è tanto da fare, è bello perché comunque arriviamo sempre con tanto materiale, questo è segno che comunque stanno lavorando tanto a casa e reparto corse e chiaramente, come avete visto, ci sono parecchie soluzioni anche aerodinamiche nuove e quindi dobbiamo provarle bene. Ecco, ma qual è il tuo lavoro? Cioè, ce lo spieghi in questi giorni? Cioè, No, tu perché la noi fai? l'abbiamo chiesto anche a Pirro che Non ne non ha abbiamo capito saputo niente, non spiegarci abbiamo anche capito lui. niente. Allora abbiamo detto, chiediamo a Lorenzo che un attimo, ragazzo con più la testa a posto e tutto. Cioè, cosa fai? Allora, Fai un rodaggio, fai uno sgrossamento, cosa fai? qui appunto, come dicevo prima, non avendo la mia ergonomia, non posso fare performance. E quindi stiamo facendo fare i primi chilometri nella loro vita a tutte le moto. E chiaramente quando tu metti una cosa in pista completamente nuova, sai, devi Fai sempre fare. rodaggio? Ti dicono No, dove. il rodaggio chiaramente non lo fai perché viene fatto Al già a banco. casa, al banco. Però vieni, vai a provare, analizzare se funziona tutto, perché ragazzi, su una MotoGP c'è veramente tantissime cose da mettere in quadro perché funzionino bene e perfettamente, che fai tutto questo genere di lavoro qua. E in più provi anche soluzioni magari nuove, differenti, anche soprattutto a raccogliere anche molti dati per gli ingegneri che devono analizzare. Sii sincero con noi, tanto siamo qua noi tre con Boselli, poi lo tagliamo semmai. Ma tu senti la differenza mettendo la coda alla Batman oppure io ti metto una coda di un'altra motocicletta e tu vai dentro, senti la differenza? Tantissimo, fa tanto, l'aerodinamica fa tanto, poi io sono anche Fammi vedere il naso qui perché. No, No, vabbè. no, è vero, sono, no, No, è sono serio, sincero, Lorenzo è sono sincero. sincero, io sono anche molto sensibile chiaramente a queste cose, sento parecchio e abbiamo tante soluzioni diverse anche a livello Quindi dici che aerodinamico, tante ci innovazioni. divertiremo nei Sì, prossimi giorni, state dobbiamo stare attenti. attenti e sintonizzati che Comunque ho sicuramente ci notato una arriveranno. cosa, no? Ieri abbiamo intervistato Pirro e ci fa, ma non guardo le prestazioni perché ho poche gomme, lui, non guardo le prestazioni perché ho troppe moto, cioè alla fine. No, allora io ti dico, allora, sinceramente da Lorenzo Salvadori pilota a malincuore lo dice, perché malincuore. chiaramente a me piacerebbe vedermi lì davanti dove sicuramente posso stare in questi, chiaramente questi giorni di test e che però qui il lavoro è diverso. Poi Qual è l'area che hai notato? Adesso hai fatto un giorno e mezzo, no, praticamente, poi come ci hai spiegato tu un lavoro molto diverso, ma c'è già qualche area che
in cui hai notato un grosso progresso, comunque un progresso sensibile. Sì, c'è un'area specifica e precisa. No, non posso dirlo, anche perché poi i piloti ufficiali la devono provare la moto e non posso comunicare con loro. Ah, no, tu non puoi, finché... non ti possono chiamare. No, mi chiedono, mi sono chiaramente entrambi molto... No, sono molto... sono entrambi molto, molto concentrati e molto, e non vedo l'ora di provarla, però non posso, chiaramente, non posso dire nulla di, finché non la provano anche loro. Senti, poi tutti i piloti, diciamo, normalmente come scusa dei test dicono sì, però sai, rimontare in motocicletta dopo tanto tempo, che a noi ci è sembrata pochissima, corta, sì, stava, invece i piloti dicono no, è tanto tempo che non guidiamo. Tu invece come collaudatore, che oggi fa veramente caldo, si vede che sei ancora... Mi sono appena fermato. Ecco, appunto. Tu invece come affronti questo inizio di stagione con tutte queste moto da provare dal punto di vista fisico? Come ti senti? Ma allora, questi sono sempre i test un po' più impegnativi per tutti, e soprattutto il primo giorno di test, la prima mezza giornata, abituarsi a questo clima, comunque è caldo, molto umido, e lo senti quando giri. E è difficile per tutti, però è bello tornare, venire qua che è caldo, e la moto, con le moto nuove, tutto nuovo, in una pista che chiaramente una moto GP viene spremuta e si può esprimere al 100%, perché comunque è una pista grande questa qui. Come li hai visti gli altri? Visto che adesso questo shakedown è un po' diverso, perché con le concessioni ci sono anche da oggi i piloti ufficiali, non perché non potevano, perché non hanno girato ieri. Ma allora, sinceramente, secondo me i valori reali li vedremo durante i test IRTA, perché soprattutto non si riescono a capire determinate dinamiche. Quando fai questo tipo di test, cioè noi al momento siamo, credo, gli unici che stiamo facendo uno shakedown vero e proprio. Sì. Magari altri hanno iniziato questo test in con un'altra ottica, in base alle loro necessità. Quindi secondo me il potenziale reale delle moto lo vedremo durante i test il 6, 7 e l'8. Senti, la notizia di ieri in tutto il mondo è il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, no? Noi abbiamo Mercedes. No, la domanda era questa. Noi l'anno scorso abbiamo avuto questo passaggio di Marquez dalla Honda al team privato Gresini, che ci sembrava fosse già una grande cosa. Questa è addirittura epocale, però sembra che accada tutto a bocce ferme, cioè non si parla delle gare, non si parla di quello che accade in pista, ma tutto, diciamo, il glamour, il gossip che c'è dopo, no? Secondo te il mercato piloti moto di quest'anno inizierà, come dice Carlo Pernat, proprio qui nei test di Sepang? Secondo me è già iniziato. Addirittura. Ancora prima, magari, a perché fare... Perché Carlo sta già ormai c'è un'età un po' addormentata. Ma no, adesso fa pre-tattica, lo so, chiaramente, fa pre-tattica. Chiaramente non è chiaramente il mio settore, bisognerebbe chiedere al mio manager, in questo caso a Vergani. Anche lui è... Sicuramente è molto Verga, più... Verga, vedi che te lo intervistiamo. Sicuramente è più aggiornato, però io credo che siano già partite le prime chiacchierate e io credo anche che sia anche un po' presto, nel senso che bisognerebbe dare un pochino più di tempo, vedere un po' come vanno le cose, però dopo, sai, si entra in delle dinamiche che non conosco di preciso. Allora a questo punto tocca lasciarlo andare, si deve rimettere la tuta. Questa è l'unica volta che un pilota ci ha chiesto se gli facevamo un'intervista di un'ora o due ore, ma ti tocca rimetterti la tuta. Avete già finito? Non avete altro da chiedermi, siete sicuri? Non abbiamo niente da chiedere. Perché... No, puoi dire tu qualcosa, non so, recitare una poesia. La nebbia di Enticoli. Volete venire a vedere la moto? Andiamo a vedere la moto da vicino. Andiamo a vedere la moto da vicino. Tanto poi nei prossimi giorni comunque la vediamo. Perché... No, ma io sono curioso di vedere quel codone là, no? Perché poi aveva cominciato da linea con il box salad dove per Pirro, no? Che faceva tanti giri, doveva avere la colazione dietro. Adesso c'è questa cosa un po' strana e vabbè. Sì, però... no, il bello è che siamo riusciti a portare delle innovazioni, io credo, importanti, e come siamo stati anche noi i primi comunque i fautori della carena con l'effetto suolo, sì. O anche delle la famosa Casapanca. Però io vorrei e dire anche delle alette sulle forcelle. Io però vorrei dire una cosa: se tu veramente volessi fare Batman, adesso il nero già ci sei,
Dovresti parlare con la voce così. Ci grazie, vorrebbe. Grazie. Mi vesto di nero che per il clima qui è indicato. Esatto. Grazie Lorenzo. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Grazie boss. Grazie boss.